Agricoltore, non esageriamo, piuttosto un appassionato. Gerry Scotti torna in Oltrepò per seguire l'andamento della sua produzione vinicola annunciata lo scorso anno al Vinitaly e arricchitasi di diverse referenze nel corso del 2017. Quello tra l'Oltrepò e il popolare conduttore TV, tornato da poco dietro al bancone di Striscia la Notizia assieme a Michel Hunziker, non sembra dunque un amore effimero, ma sta assumendo i tratti di un progetto articolato e destinato a scrivere una pagina importante. Anche nel marketing delle colline pavesi e del loro prodotto principe, il vino. Ogni tanto, quando ho una mezza giornata libera, e adesso facendo Striscia la Notizia la sera, di giorno sono abbastanza a piede libero, vengo a dare un'occhiata, un po' di curiosità qui nell'azienda Giorgi. Oggi ho fatto un'imboscata, pensavo stessero imbottigliando il mio vino, invece, orrore, ne stanno imbottigliando un altro. Però, vabbè, il mio vino è dentro in un cavò lì. E sta riposando, sto parlando dello spumante. Oggi ho anche l'incontro con i vari enologi, c'è qualche sorpresa in ballo, forse la gamma si allargherà di un nome, vabbè, però questo poi quando l'avremo deciso sarete tra i primi a saperlo, logicamente. Un'avventura che è iniziata e che quindi continua con grande entusiasmo. Certo. Abbiamo iniziato seriamente a fare questa avventura, quindi l'abbiamo comunicato alla stampa, al territorio, all'Italia. Quando già eravamo avanti in stato avanzato di lavorazione, perché fare un vino buono non lo puoi decidere oggi e farlo domani. Quindi quando vi abbiamo parlato l'anno scorso era già un anno e mezzo che parlavamo. Adesso sarei in grado di anticiparvi qualche novità prossima futura, ma vabbè, forse mi tengo il Vinitaly per annunciare quelle novità che arriveranno. Oltrepò un grande territorio, ne abbiamo parlato tanto, però un territorio che ha sofferto e che va tirato su. Ma io non voglio fare i paragoni e riaccendere competizioni che nel mondo del commercio sono sane e ci devono essere. Però mi fa piacere quando sento dire, quando assaggiano il mio spumante, ma lo sa che il suo spumante è veramente buono? Quello è un complimento che non fanno a Gerry Scotti, è un complimento che fanno a tutto il territorio. E quindi sono felice di aver contribuito proprio tanto così.